Il lago di Como è un brand forte e trainante anche per il lago Ceresio, che continua ad attrarre turisti, soprattutto stranieri. La conferma arriva dai dati del 2023, che evidenziano rispetto all'anno precedente un incremento del 17,4% degli arrivi, che hanno superato quota 80.000, e del 10,3% delle presenze, arrivate quasi a 310.000. Si tratta di una destinazione scelta dai cicloturisti di tutto il mondo e da chi pensa ad una vacanza all'aria aperta, fatta di escursioni e tour enogastronomici. Ma è un insieme di fattori e di sinergie tra enti quello che ha mosso la promozione di questa fetta di territorio e che ha portato ad un numero crescente di visitatori. Va da sé che il miglioramento dei servizi porta risultati per tutti. Poter dare a loro servizi sul lago, un lago sicuro, delle spiagge protette, dei servizi a riva che permettono una qualità della vita migliore è uno degli obiettivi che come autorità di bacino ci siamo dati. Una parte di offerta lombarda per noi molto importante, perché si è qualificata nell'outdoor, in tutto quel turismo che comunque ama stare all'aperto, adora le ciclovie, cammina, fa sport di acqua, quindi molto interessante. Regione Lombardia ha stanziato per garantire la sicurezza dei laghi della Lombardia 242.000 euro, al Ceresio ne sono destinati 35.000. Rinnovata la convenzione con la Scuola Italiana Cani di Salvataggio e Soccorso sul Ceresio Italiano, ma si guarda anche ad una serie di altri progetti. Io sto lavorando ormai da qualche mese per portare la Guardia Costiera sul lago di Como, dovremmo riuscire a farcela e partire già da questa stagione turistica come progetto sperimentale. L'obiettivo a tendere sarà quello, appunto, che poi si possa estendere questo servizio non solo sul lago di Como, ma anche sul Ceresio. Quindi il binomio turismo-trasporti, inevitabile una riflessione anche sui treni e i disservizi di Trenord, che si ripercuotono in primis sui pendolari ma anche sui turisti, soprattutto quelli che si spostano tra Milano e Como per poi raggiungere le altre destinazioni. Siamo in netta ripresa, perché comunque l'indice di puntualità ci dice che abbiamo migliorato di 5 punti percentuali, quindi ci sono state delle difficoltà, non siamo ancora a livelli ottimali, vogliamo migliorare ancora, ci sto lavorando. Confronto costante con l'azienda, quindi con Trenord.